Ciao Tiguglio Design District, il mio nome è Robin Vizzini, sono un designer industriale specializzato in arredamento. Volevo ringraziarvi per l'invito, mi piacerebbe lasciare una testimonianza possibilmente non noiosa o troppo lunga. Il tema che proponete è molto interessante, che è quello della cultura del design, che naturalmente consente di parlare un po' anche delle proprie esperienze di design, di processi, di approccio al progetto. E penso di fare questo mentre magari mostro qualche immagine di qualche lavoro fatto recente o meno recente, in modo da spiegare anche un po' bene qual è il linguaggio che mi piace utilizzare quando progetto. Quindi grazie anche perché io sono nato a Genova, seppur metà inglese, e quindi insomma il fatto che sia una manifestazione che parte dalla Liguria mi fa particolarmente piacere, quindi aderisco volentieri anche se è la seconda volta che mi invitate, la prima non mi sono organizzato per tempo, quindi insomma chiedo scusa, ma diciamo che le cose da fare sono molte e la mia dimensione piccola non mi consente a volte di seguire tutto alla perfezione, ecco, però diciamo che quest'anno lo faccio molto volentieri. Allora, per darvi una piccola così un piccolo outlook di quello che è la mia esperienza, io mi sono trasferito a Milano molto presto, subito dopo il liceo che ho fatto a Genova. Ho studiato a Milano Design e ho cominciato a lavorare praticamente subito in studi, come spesso capita, finché nel 2000 e no, 99 ho iniziato a lavorare con Antonio Citterio, che è stata un'esperienza, devo dire, molto importante. Antonio Citterio è stato per 30 anni, se non di più, 35, forse il più grande designer industriale, tra i più grandi designer industriali nel mondo, per quello che riguarda, diciamo, sicuramente l'arredamento. E devo dire che io ho imparato molto anche perché mi sono sentito subito molto affine al suo modo di approcciare il progetto, quindi quel mix molto sapiente di linguaggio tecnico, però abbinato a un gusto molto raffinato. Insomma, lui era un grande interprete della contemporaneità, se non il più grande, insomma, negli anni sicuramente 80-90. E parte degli anni 2000, poi naturalmente ci sono tantissimi altri grandi professionisti, insomma, che spingono, e quindi non sei solo, ecco, poi specialmente oggi che i designer sono tantissimi e quindi bisogna fare i conti anche con una competizione, piuttosto ricca, ecco, da questo punto di vista. Per cui ho lavorato con lui 6 anni e, avendo imparato moltissimo, poi naturalmente i cicli si chiudono e ho deciso di provare a seguire la mia strada. Quindi ho aperto uno studio nel 2006 che è andato avanti per 4-5 anni, dopodiché ho ampliato un po' gli orizzonti, ho deciso di mettermi in società, insomma fondare una società, uno studio di design multidisciplinare che si chiamava Metrica, insieme ad altri 3 soci, ed era uno studio che si occupava di diverse cose. Ovviamente il design di prodotto era la parte primaria, però ci si occupava anche di sviluppo prodotto, di marketing, di diciamo un po' seguire anche l'azienda dal punto di vista anche delle strategie. Quindi era proprio una sorta di consultancy fatta un po' ritagliata sulle esigenze del cliente, quindi lavorava moltissimo sul lato anche, diciamo, strategico dei prodotti, della scelta dei prodotti. E Metrica è andata avanti fino al 2017-18, poi abbiamo deciso di ognuno tornare alla propria vita originale e io mi sono così ritagliato la mia dimensione piccola, che è quella che un po' stavo cercando nella fase finale di Metrica. Metrica era uno studio piuttosto grande rispetto alla media
italiana degli studi che si occupano solo di design, perché eravamo in 12 persone, che sono tantissime, ecco, per uno studio che fa solo prodotto. E quindi ho deciso di ritagliarmi una dimensione più piccola in cui mi riconosco molto di più, ecco, faccio meno dal punto di vista dei prodotti, però riesco a curarli molto meglio, che è la cosa che mi interessa di più. Riesco a curare molto meglio il rapporto con l'azienda, quindi è tutto, diciamo, è una dimensione più piccola, però più soddisfacente per me, almeno in questa fase. Quindi parlare di cultura del design per me significa parlare di metodologia, di approccio, di interpretazione anche, no? Cioè, per me, ad esempio, è importante, come si diceva poco fa, interpretare la contemporaneità. Mi piace interpretare o tentare di interpretare la contemporaneità, senza però rimanerne vittima, no? A volte, quando si dice non, no, cioè queste cose sono, un po' seguono quella scia un po' vista, si prendono delle riviste, si guardano dei blog, si guarda Instagram, si guardano Pinterest, no? Ci sono delle cose che si assomigliano tutte, ci sono dei momenti in cui le cose si assomigliano un po', cioè fanno parte di un fiume, diciamo, di codici estetici e di design abbastanza non predefiniti, ma diciamo che questi mezzi influenzano. Ecco, quindi guardando tanto si rimane un po' influenzati. A me piace essere informato, ma non voglio guardare troppo, perché non voglio essere troppo influenzato. Mi piace comunque pensare di poter interpretare quello che è un po' il gusto contemporaneo, non perdendo quelle che sono le mie radici progettuali, no? Non rimanendo rigidi nelle proprie cose, però insomma rimanendo abbastanza saldi ai propri principi progettuali, che sono per me, rimangono quelli di un approccio minimale, ma minimale non nel senso di oggetti quasi invisibili, no? Che non hanno materia, minimale nel senso dell'approccio, cioè utilizzare la quantità corretta di materiale, non disegnare, non lavorare su dettagli che non servono, cioè rimuovere tutte le cose che non hanno una funzione specifica o un senso nel prodotto, perché per me quelli poi diventano un po' orpelli, no? Diventano decorazione, che non sono, io non sono capace a fare decorazione, quindi preferisco rimanere su degli oggetti molto, molto essenziali, molto, molto, diciamo, rimanere un po' in quel solco, che continua a piacermi ancora adesso dopo molti anni, in cui c'è una parte di linguaggio tecnico che mostra un po' la capacità del designer di dialogare anche con il saper fare, costruire le cose, e che non è solo forma, e cercare di dare però un calore, insomma, agli oggetti e alle cose che si fanno. E le classi di prodotto in cui io lavoro di più sono oggi divani, tavoli specialmente, sistemi un po' meno, però diciamo tutti quei prodotti che hanno sia una componente, tra virgolette, decorativa, ma non nel senso dell'orpello che dicevamo prima, nel senso che devono andare in ambienti magari domestici, hanno bisogno di dialogare con altri oggetti che stanno intorno, e la parte tecnica, che è un po' quell'elemento di industrial design che a me piace comunque sempre tentare di mettere dentro quando è possibile. Quindi non può esserci una cultura del design unica, bisogna fare i conti con la propria, ecco, quindi nel rispetto di tutti gli approcci, insomma, quello che è un po' il mio è questo qua, ecco, diciamo, quindi essenzialità,
molto controllo sullo spreco di materiale, molto controllo sulla fine vita degli oggetti, quindi il fatto che non si possa più progettare oggetti come si progettavano magari 10-15 anni fa. Io ho avuto delle conversazioni di recente in cui mi sono reso conto che non potrei mai progettare un tavolo. Io, ad esempio, non so, il tavolo con cui ho vinto il Compasso d'Oro nel 2014 era un tavolo progettato nel 2011 per Desalto, si chiama 25, un bellissimo tavolo, però è un tavolo che oggi non si potrebbe più, io non progetterei più, ecco, un tavolo così oggi, perché è un tavolo che dal punto di vista etico e produttivo è un tavolo che non risponde più, secondo me, a una contemporaneità. Oggi il design deve essere, la fine vita del design deve essere, dell'oggetto di design deve essere progettata, quindi si deve prevedere che cosa succede alla fine vita del progetto, deve essere smontabile, deve essere riciclabile o riutilizzabile parzialmente, insomma bisogna comunque pensarci, ecco. E un tavolo come quello, che era tecnicamente super avanzato per l'epoca, è oggi difficilmente smaltibile da un punto di vista più etico. Rimane un tavolo straordinario, rimane un tavolo comunque che è stato progettato per durare una vita, quindi probabilmente non è un problema che lo riguarda, perché è un tavolo molto duraturo e molto, così, molto ben progettato. Però diciamo che se dovesse riaffiorare il tema come era affiorato anni fa, quando ho progettato quel tavolo, di creare un oggetto molto sottile, quasi invisibile, ecco, nella sua presenza materica, avrei difficoltà, ecco, a riprogettarlo così, come un sandwich di composto, con un telaio, con delle schiume, con delle resine, con dei riempitivi, insomma, cioè non mi sentirei proprio a posto, ecco. Quindi vedi che alla fine poi, pur rimanendo saldi ai propri principi di progetto, le esigenze cambiano, ecco. Quindi cambiano le esigenze perché cambia il sentire, no? Il design risponde delle esigenze che sono quelle della società, sono quelle del vivere comune. A volte si pensa che il design sia una bolla così un po' che vive di luce riflessa. In realtà è molto più rispondente a quelle che sono le richieste della società contemporanea, è molto più allineata, deve essere così. Quindi è importante che anche, voglio dire, il modo di progettare segua questa esigenza. Quindi se sono richiesti, se il mondo, se la società, se il vivere comune, se il sentire comune chiede degli oggetti che siano consapevoli, progettati in maniera consapevole e che la fine vita di questi progetti venga pensata sin dall'inizio, è importante che sia così, almeno per me lo è molto importante che sia così. Questo non significa avere degli oggetti meno belli, significa avere degli oggetti invece che sono ugualmente belli, ma che hanno un pensiero di fondo già risolutivo, ecco, dal punto di vista della sostenibilità della fine vita, che comunque ci si augura debba essere il più in là possibile. Almeno io quello che progetto lo progetto con l'idea che duri molto, ecco, che duri tanto, il più possibile, insomma, se no non sarebbe design, ecco, in un certo senso, in senso più profondo. Quindi un saluto a tutti voi di Tigullio Design District, a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di guardare questo video, e speriamo di vederci presto. Ciao!